Disegnare un prodotto decorativo è insieme una sfida e una liberazione. Rompere la barriera che separa l'illuminazione di design da quella decorativa mi ha permesso di concentrare l'attenzione al dettaglio senza sacrificare il valore di un segno contemporaneo. Per disegnare un prodotto decorativo che avesse un legame diretto con la tradizione, mi sono ispirato alle nappe, opere di un'artigianalità senza tempo, oggetti preziosi, opulenti, quasi barocchi. Siamo partiti dalle forme iperdecorative per reinterpretare, sintetizzare e scomporre. Per eliminare ogni retaggio classico ed ottenere degli elementi dal design contemporaneo. Il progetto prevedeva di ottenere delle piccole lampade a sospensione da utilizzare come elementi modulari. La sintesi ci ha portato a disegnare 10 elementi diversi per forma o nei dettagli decorativi. A loro volta i 10 elementi possono essere combinati per creare installazioni diverse. La struttura in metallo tornito è arricchita da dettagli in ottone spazzolato e le tradizionali frange in tessuto delle nappe sono sostituite da delle assicelle di metallo dorato o verniciato. Un elemento tecnico caratterizzante, che è stato anche pensato per essere tratto estetico distintivo, è il sistema di ancoraggio a soffitto. Le sfere in ottone, ricavate da un blocco unico, collegano tra di loro i cavi di alimentazione agli elementi, disegnando un intreccio di linee. Lo sviluppo del progetto ha portato a disegnare anche una versione extra large delle nappe, individuando 3 modelli che potessero essere impiegati per illuminare grandi ambienti, oppure per arredare angoli living ed essere utilizzati come luci da lettura e di ambiente. Qui, oltre allo studio delle forme e delle dimensioni, abbiamo voluto giocare sulla resa luminosa utilizzando un disco, un diffusore in policarbonato capace di generare un effetto tridimensionale. Guardando la lampada dal basso, l'elemento inferiore sembra galleggiare su un cuscino di striature luminose.